Da oggi a Pescara disponibili i primi 32 posti del nuovo Covid Hospital. Vediamo con Daniele Rotondo. Rapidità, risparmio e trasparenza. L'ospedale Covid di Pescara, da oggi i primi 32 posti, nasce con queste caratteristiche. Realizzato in tempi record, sarà ultimato entro i prossimi 60 giorni. Sarà capace di 181 posti letto, 40 dei quali in terapia intensiva. Risparmio, si diceva, costo complessivo dell'opera 11 milioni di euro. Il palazzo, lo vedete, è un edificio adiacente e separato, ma collegato al monoblocco principale dell'ospedale Santo Spirito. Noi abbiamo colto l'occasione per fare il completamento di una delle tante incompiute che l'Italia conosce, di un palazzo che era rimasto semi abbandonato per molti troppi anni e che invece oggi finalmente conosce una sua destinazione funzionale. Non esiste soltanto il modello Genova, scandisce il governatore abruzzese, che lancia anche un messaggio al Parlamento e al governo, dice Marsilio, visto che le norme sulla semplificazione sono state tolte dal decreto rilancio. Ora, conclude, abbiamo un modello Pescara che possiamo promuovere ed esportare. A Pescara un esempio di efficienza e di rapidità, realizzati infatti in 2 settimane i posti letto dell'ospedale Covid del centro abruzzese. Eccoli i primi 5. A Pescara è stato realizzato un nuovo ospedale organizzato per la cura dei malati di coronavirus e realizzato in tempi di record. Eccoli i primi 50 posti letto del Covid Hospital realizzati in 15 giorni a Pescara. Tempi veramente incredibili, credo che se l'Italia utilizzasse questi tempi per i prossimi 6 mesi potrebbe ripartire velocemente, perché dobbiamo abbattere la burocrazia e lo possiamo fare, lo abbiamo dimostrato in Abruzzo. Una gara d'appalto record avviata e conclusa soltanto in 3 giorni. I lavori in 15 giorni mettiamo a disposizione della collettività oggi 36 posti letto e la prossima settimana altri 20 posti letto per creare una struttura che è all'avanguardia in Italia. Il center Covid abruzzese è stato realizzato all'interno della cittadella ospedaliera. Abbiamo ottenuto in questa zona la pressione negativa, quindi la sicurezza sarà massima perché con il numero di ricambi d'aria che aumenta la trasmissione pressoché impossibile, l'abbiamo già dimostrato nelle nostre altre sezioni. L'opera ha un costo di 10 milioni di euro, 7 sono stati concessi dalla Protezione Civile Nazionale e 3 grazie alla donazione della Banca d'Italia. In questo ospedale saranno 216 i posti letto a disposizione per assistere i contagiati dal virus. Da oggi un reparto sicuro, separato, blindato rispetto al resto dell'ospedale e soprattutto non è una struttura che verrà chiusa, abbandonata e dismessa una volta passata l'emergenza, ma resta eredità e parte integrante dell'intero ospedale e della sanità abruzzese.